Ciao a tutti e benvenuti su Virgo Gaming. Siamo qui ovviamente per parlare di calcio, ma questa volta reale. Nel corso della storia il calcio è stato uno sport, o perché no, una scienza, che si è andata pian piano evolvendo dal punto di vista tattico, uno sviluppo dal punto di vista tecnico, ma ovviamente è uno sport di squadra, quindi composto da 11 giocatori che si dividono in giocatori di movimento e un giocatore, diciamo, statico come il portiere. Con l'evolversi delle tipologie di gioco si sono andate anche evolvendo le caratteristiche di ogni singola posizione ed è per questo che siamo qui per parlare dei giocatori che in ogni posizione hanno rappresentato una sorta di linea di demarcazione tra il vecchio e il nuovo. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, partiamo dal portiere. Peter Schmeichel, leggendario portiere del Manchester United e della nazionale danese. Cresciuto nel Brøndby, ha passato quasi interamente la sua carriera in Inghilterra, prima con la maglia dei Red Devils, poi del West Ham ed infine con quella dei rivali del Manchester City. Nel mezzo, 2 anni trascorsi in Portogallo con la maglia dello Sporting Lisbona. Portiere dotatissimo fisicamente ed atleticamente, aveva un intuito ed un carisma fuori dal comune, un autentico Benji Price in real life. Ero indeciso tra lui ed Edwin van der Sar, ma il piccolo Peter ha saputo emergere da una nazione con poca tradizione calcistica ad alto livello, soprattutto nel ruolo di estremo difensore. La sua dote che lo ha reso un icono nel ruolo? Il suo eroismo vichingo che lo ha contraddistinto in ogni sua parata, uscita, intuizione e persino nell'area di rigore avversaria, dato che non raramente lo trovavamo nella veste di attaccante. Passiamo ora ai difensori. Marcos Evangelist Gimoraes, detto Cafu. Soprannominato Pendolino nella sua parentesi romana, è stato un autentico innovatore nel suo ruolo. Rappresentava un upgrade di Carlos Alberto, leggendario terzino destro, compagno di Pelé in nazionale degli anni 70. Corsa, atletismo, letture tattiche, sovrapposizione di inserimenti lo resero letale prima alla Roma e poi al Milan. Era dotato di un piede destro eccelso, sebbene non abbia segnato tanto in carriera. Poteva ricoprire sia il ruolo di terzino che di esterno di centrocampo, senza risentire minimamente del cambio di consegna. Una dote incredibile sia del calciatore che dell'uomo Cafu era l'immancabile sorriso stampato sul viso, con la bocca che costantemente masticava una gomma da masticare. Horst Blankenburg, giocatore olandese, colonna portante dell'Ajax d'inizio anni 70 e compagno di squadra della stella Johan Cruyff. Giocava da libero in quella sorta di 3-4-3 indefinibile che faceva del calcio totale il suo timbro riconoscibilissimo. Un giocatore dalle buone abilità di impostazione e dall'acume tattico eccezionale. Ovunque vi fosse un buco o uno spazio in campo, Blankenburg era lì, pronto a sganciarsi dalla difesa palla al piede sia per vie centrali che sulle fasce. Personalmente, lui e l'indimenticabile Gaetano Scirea sono tra i miei difensori centrali preferiti. Ho scelto Blankenburg, sebbene la sua carriera sia stata di tenore più basso, in quanto cronologicamente è venuto prima del giocatore italiano. Paolo Maldini. Molti se lo ricordano come colonna della difesa del Milan e della nazione italiana nel ruolo di centrale, ma nacque calcisticamente come terzino sinistro, uno dei pochissimi difensori destri di piede che ha costruito la sua carriera sulla fascia opposta. Era dotato di un'intelligenza tattica unica nel suo genere, oltre che di una tecnica di base sopraffina e di un atletismo incredibile, bravissimo nelle scivolate nell'uno contro uno. Ha rappresentato uno degli ultimi terzini eccezionali nella fase difensiva, dato che nel calcio moderno si cura maggiormente l'atletismo e l'approccio offensivo, l'anticonformismo al potere. Adesso è il turno dei centrocampisti. Manuel Francisco dos Santos, detto Garrincha. Pochi se lo ricordano e pochi lo nominano, ma fu colonna portante del Botafogo tra la metà degli anni 50 e 60 e ovviamente della nazionale brasiliana nelle edizioni dei mondiali del 58, 62 e 66. Pensate, fu dichiarato invalido ed inabile al calcio. Motivo? Lieve strabismo, bacino sbilanciato che gli rese una gamba più corta dell'altra di 6 cm, spina dorsale deformata, un ginocchio affetto da varismo, caratteristica ben nota ai calciatori, mentre l'altro da valgismo. Quella natura quasi saltellante in campo lo rendeva imprendibile ed imprevedibile. Rapido nel gioco di gambe e dal destro sopraffino, buon realizzatore e operaio dell'assist. Sicuramente il ruolo di ala destra è stato rivoluzionato dall'angelo dalle gambe storte o allegria du povo, allegria del popolo. Sullo scatto da fermo era inumano. Andrea Pirlo. Non fosse stato per Carlo Mazzone, forse ora staremo qui a raccontare un'altra storia.
ma il tecnico romano fu il primo ad avere la grande intuizione: arretrare il suo raggio di azione di qualche metro, da trequartista a regista basso ai tempi del suo ritorno a Brescia nel 2001. Della stessa linea di pensiero risultò essere Carlo Ancelotti, il quale, fin dalla sua prima annata rossonera, affidò al giovane bresciano le chiavi del centrocampo. Un piede destro divino, ma soprattutto aveva la dote di vedere in anticipo l'azione ed i movimenti dei compagni. Adepto della maledetta di Juninho Pernambucano, era anche un dispensatore di assist. Per informazioni, chiedere a Lichtsteiner soprattutto nella loro prima annata in bianconero. Frank Lampard Jr. A mio avviso, il centrocampista box to box migliore di tutti i tempi. Funzionale in fase difensiva, ma anche con spiccate doti in impostazione, inserimento e finalizzazione. Per ben 13 stagioni ha vestito la maglia del Chelsea, dove ha segnato ben 210 gol in 648 partite. Gli assist? Beh, il numero 151 parla da sé. Nella sua storia però c'è anche un po' di italianità. Infatti il salto di qualità l'ha fatto grazie a Claudio Ranieri, che completò il suo gioco insegnandogli in modo egregio la fase difensiva. Italians do it better, but Frankie too. Roberto Rivelino. Brasiliano di origine molisana e vincitore con la nazionale brasiliana a Messico 70, fu colonna portante del Corinthians tra metà anni 60 e 70, sebbene sia nato calcisticamente parlando nel calcio a 5. Iniziò la carriera soprattutto come trequartista, ma poi si impose come alla sinistra, in modo eccelso. È considerato l'inventore dell'elastico, vale a dire lo spostarsi il pallone verso l'esterno con l'esterno del piede, per poi cambiare in una frazione di secondo la direzione usandolo in interno. Abile tiratore dalla distanza e nel gioco stretto, ha indubbiamente condizionato le aspettative moderne di un'ala offensiva. Non solo uomo squadra e dal servizio dell'attaccante, ma anche finalizzatore. Il suo maggior allievo, indubbiamente Ronaldinho. Per ultimi, gli attaccanti. Zinedine Zidane, un mago del calcio che rende un gioco da ragazzi la più difficile giocata. Progressione non eccelsa vista la sua stazza, ma dov'è la palla? Chi l'ha fatta sparire? Beh, la soluzione è semplice. Un franco algerino soprannominato Zizou. Cresciuto calcisticamente nel Cannes e nel Bordeaux, si impose nel calcio internazionale grazie alla Juventus. Nonostante ciò però, il suo inserimento in Italia fu tutt'altro che semplice, tanto da mettere in dubbio la qualità ed il suo ruolo naturale. A bocce ferme i tifosi juventini possono tirare le somme: più di 200 partite in bianconero, 31 reti e 35 assist. Si confermò anche con il Real Madrid e la nazionale francese, ma una cosa molti si scordano: Zizou non era solo un trequartista, infatti in Francia giocava soprattutto da ala sinistra o centrocampista centrale. Ma il simbolo dell'attuale tecnico del Real Madrid è la maglia numero 10, la quale non può che appartenere ad un trequartista. Cristiano Ronaldo. Erano tantissimi i nomi in lizza per l'attacco, ma alla fine ho scelto lui, un giocatore che da esterno di centrocampo si è riscoperto punta al Real Madrid. Fisico d'atleta perfetto, unisce qualità e quantità, con carisma da vendere ed un amor proprio che lo porta ad eccellere sotto ogni aspetto. Molti penseranno, perché lui non Messi? E ve lo spiego subito. Ha segnato l'epoca di ogni squadra dove è andato, prima Manchester United, poi Real Madrid ed oggi Juventus, dove si è subito imposto come leader in campo, sia morale che tecnico. Ha segnato l'inizio di una nuova era per la squadra bianconera, contando che si tratta di uno dei due attaccanti migliori al mondo. Ok, non è un pivello, ma che sia l'inizio di una nuova era di acquisti di fascia platinum, in primis per la Juve ed in secondo luogo per il calcio italiano? Ci sono dei casi però nel quale il ruolo di un giocatore non può essere scoperto, non può essere definito. E quindi ecco a voi il bonus del non definito. Johan Cruyff, definito da me il non definito in quanto esponente di un calcio non definito, ma totale. Il profeta del gol. Un po' centrocampista, un po' trequartista, un po' prima punta, un po' seconda punta, un po' centravanti in movimento. Emblema, appunto, del calcio totale di quell'Olanda di primi anni 70 che con il suo modo di giocare rivoluzionario ha illuminato tutto il mondo calcistico, leader sia dentro che fuori dal campo. Ricordiamo l'importanza che ha avuto nella carriera, seppur breve, di Marco Van Basten. Inizialmente non considerato da bambino a causa delle sue gambe molto esili, dei suoi piedi piatti, della sua caviglia deformata, si fece però notare per la sua classe sopraffina ed il raro ambidestrismo che lo rendeva imprevedibile in campo, assolutamente unico nel suo genere. Ovviamente ho dovuto fare una selezione, infatti ho dovuto escludere giocatori del calibro di
Puskas, Carlos Alberto, Yashin, Pelé, Maradona, Luis Nazario de Lima, detto Ronaldo, Buffon, Cannavaro, Messi, Iniesta, Xavi, Del Piero, Baggio. Però, a mio modesto parere, sono questi giocatori dei quali vi ho appena parlato coloro che hanno veramente rivoluzionato le loro posizioni in campo da quando si sono ritirati agli anni a venire. Ora non resta da capire ed aspettare quali altri giocatori rivoluzioneranno ulteriormente i ruoli nei prossimi anni. Forse Mbappé? Probabilmente. João Félix? Maybe. Non si può dire. Dovremo soltanto munirci di pazienza e aspettare qualche anno. Spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate gradito. Quindi in questo caso lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina grigia delle notifiche in modo da ricevere tutte le news dal canale. Vi mando un grandissimo abbraccio e alla prossima.